Ciao a tutti! Nel video di oggi una nuova golosissima ricetta e questa volta è dedicata ad una bevanda di Starbucks. Ma prima di vedere come realizzarla, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividetelo con i vostri amici, ma soprattutto lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate e quale altra ricetta vorreste vedere nel canale. Dunque, come prima cosa vado a realizzare un mix di spezie, che in realtà non utilizzo solo per questa ricetta, ma anche per moltissime altre ricette, come per esempio il tè chai, ma se volete questo ve lo posso mostrare in un altro video. E per realizzare questo mix di spezie vado a versare in una ciotola un cucchiaio e mezzo di cannella, due cucchiaini di zenzero, mezzo cucchiaino di noce moscata e due chiodi di garofano. Li vado a frullare tutti molto bene con un piccolo frullatore. Io sto utilizzando questo qui e mi trovo benissimo, soprattutto quando devo realizzare appunto piccole quantità. E vado poi a conservare questo mix in un contenitore a chiusura ermetica. A questo punto vado a preparare la zucca, quindi vado a tagliarne un pezzetto. Rimuovo ovviamente i semi e poi la taglio a pezzettini. A questo punto vado a cucinare la zucca. Io ho scelto di cucinarla nel microonde perché è più veloce, più rapido, e quindi appoggio tutti i pezzetti in un piatto, vado ad inserire la zucca all'interno del microonde con un coperchio, quindi la cucino da coperto, e vado a cucinarla per 4-5 minuti alla massima temperatura. Io la cucino 2 minuti alla volta soltanto per tenere d'occhio la cottura. Insomma, a questo punto la zucca sarà cotta. Vado a sbucciarla, quindi vado ad eliminare la buccia ovviamente, e la vado a frullare con un frullatore. A questo punto incomincio a preparare il mio pumping latte e verso 2 tazze di latte in un contenitore e poi 2 cucchiai di zucca, 1 o 2 cucchiai di zucchero. Io generalmente ne utilizzo solo uno e uso lo zucchero di canna perché mi piace di più, ma ovviamente voi utilizzate quello che preferite e usate le quantità che volete. Do una piccola mescolatina e poi vado ad aggiungere dello sciroppo di vaniglia, e di questo verso un cucchiaio, mezzo cucchiaio del mix di spezie che abbiamo preparato all'inizio del video, e ancora mezza tazza di caffè. Io utilizzo il caffè d'orzo, ma voi ovviamente potete utilizzare quello che preferite, e frullo tutto assieme, quindi lo mescolo insomma meglio che posso. A questo punto il pumping spice latte è pronto, io lo verso nelle tazze. Questa appunto è la dose di 2 tazze di latte, e poi infine per decorare ci verso anche la panna ed una spruzzatina di cannella. E niente, con questo è tutto, la ricetta è già finita, provatela perché è assolutamente squisita, e poi lasciatemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo di lasciare un like al video, un mi piace per sostenermi, condividetelo con i vostri amici, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video, e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Con questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!